Siamo a Monte Cucco di San Giorgio, ripresa sulla vallata, ed ora faremo una ripresa per la strada. Va da Monte Cucco a Monte Porcio. Siamo a domenica, facciamo un po' di conti, 19 febbraio, siamo a Monte Cucco. La ripresa sempre qua da Monte Cucco, e qua entriamo su due muri di neve. Otto giorni dalla grande nevicata. Le strade sono libere, almeno da questo versante, mentre a ieri ancora c'erano molti problemi venendo su dalle scuole vecchie. Ed ecco qua, siamo proprio entro due muri di neve e deve aver fatto tantissimo. Coprono la macchina ancora. Monte Bonello Alto, il punto più alto di Castelvecchio Monte Porcio. Siamo ai confini col comune di San Giorgio. Abbiamo il parziale cedimento di una struttura dove vengono sistemate le pecore, un parziale cedimento. Ma questo ce ne sono molti altri. Ripigliamo la nostra ripresa sulla strada che da Monte Cucco porta a Monte Porcio. Si è sciolta, tenete conto, sono già 8-9 giorni passati dalla grande nevicata di sabato 11. Panoramico vedete tutto il Pesarese ancora imbiancata, torniamo a ripetere, 8 giorni alla grande nevicata, la grande nevicata. Obiettivo puntato verso la zona di Ancona. Primi tratti di verde che segno del grande disgelo che sta avvenendo.
sinistra, una muraglia ancora di neve. Sulla costa del Talent, a Monte Porzio, salita al 13%.